novembre 2015 sono diventato campione intercontinentale e poi questa l'ultima, titolo mondiale Silver WBC. Ciao, sono Andrea Scarpa, ho 29 anni, sono qua a Torino da quando ho 7 anni, ma sono nato a Foggia, sono foggiano. Lavoro al Circolo Canottieri Esperia come cameriere e barman e da 2 settimane a questa parte sono diventato campione del mondo di box e super leggeri titolo WBC Silver. Al giorno prima del match era una tempesta di emozioni che si susseguivano l'una con l'altra, tensione, poi felicità anche per combattere, che comunque quando uno combatte è anche felice. E il giorno dopo poi, cioè, siamo increduli. È stata un'impresa, gli italiani che vincono in Inghilterra sono veramente pochi. Noi facciamo parte di quei pochi italiani che ci hanno fatto. Si dice che il pugilato è uno sport individuale, ma non è individuale. Dietro la vittoria di un singolo c'è il lavoro di tanti. Le settimane prima del match ho dovuto rinunciare anche a lavorare, perché appunto in Italia il pugilato non è uno degli sport più seguiti e c'è carenza di sponsor, quindi tutti i pugili, al contrario di tipo Germania, Inghilterra, America, devono lavorare in Italia. Quindi mi allenavo 6 su 7, un'ora al mattino, un'ora a pranzo, 2 o 3 ore la sera. E poi invece il weekend lavoravo, facevo ovviamente quello che faccio sempre qui, barman o il cameriere. Siamo arrivati in una condizione mentale perfetta, una condizione fisica altrettanto perfetta. E poi le motivazioni su ring hanno fatto tantissimo. La boxe è uno sport mentale, perché se sali sul ring e non sei preparato mentalmente, può essere tra quelle 16 corde e puoi trovare l'inferno. Non si possono domare sognatori, perché alla fine, come tutti, anch'io sono un sognatore, sempre sognato di raggiungere un traguardo del genere, e averlo realizzato, cioè, è ancora un sogno che devo metabolizzare. Finché è un sogno che vuoi realizzare, non puoi essere domo, devi fare qualsiasi cosa per realizzarlo, per cercare di prenderlo con le tue mani e non lasciarlo nel cassetto. Mi piacerebbe portare la boxe nelle scuole come prevenzione al bullismo e vorrei che i ragazzini, i soggetti più deboli, iniziassero ad avere più sicurezza in loro stessi e una maggiore autostima. Credo che il pugilato riesca a incanalare la violenza e a trasformarla in una cosa positiva, come una gara, un incontro di pugilato o solo sfogarla in una palestra.